In questa sala di mungitura parallela, ovvero a pettine 10 più 10, è importante osservare la tranquillità degli animali durante la mungitura stessa. E questa tranquillità è, diciamo, condizionata dal lavoro degli operatori. Per cui in quella che è la valutazione di una prassi di mungitura è molto importante valutare l'opera dell'uomo. Andiamo a vedere la sala. Uscita degli animali dalla sala, adesso valutiamo le tempistiche che in questa azienda intercorrono tra una mungitura e l'altra. Essendo le bovine molto sensibili, io mi devo un po' nascondere, in quanto altrimenti sono diffidenti e non entrano. Vedete l'azione del backlash in corso e l'ingresso delle bovine. L'ingresso delle bovine deve essere lento, tranquille, devono stare in modo tale che l'adrenalina non vada a condizionare il riflesso dell'ossitocina. Nel frattempo il backflash sta facendo la sanificazione dell'impianto in sala. Mentre entrano le bovine e si attiva il backflash, l'operatore fa il post-dipping delle bovine che hanno già terminato la mungitura nell'area destra della stalla. E inizia con l'azione di pre-dipping delle prime bovine entrate. Qualora vi siano bovine con mammelle particolarmente sporche, si può fare un lavaggio della mammella. Questo deve essere limitato a casi estremi, proprio per sanificare al meglio la mammella stessa. Quindi l'operatore numero 1, chiamiamolo così, fa un pre-dipping con un detergente, perché qua sull'area del parmigiano non si possono usare veri e propri disinfettanti. I gruppi di mungitura risalgono, questo indica che sono pronti per la prossima mungitura, e una volta che viene effettuato il pre-dipping sulle bovine, si parte con l'attività, dicevamo, di preparazione delle prime vacche. Quindi gli operatori faranno una preparazione che può essere o di tipo sequenziale o di tipo territoriale, ora la vedremo. L'operatore 2 con la maglia verde parte con la pulizia dei capezzoli, vedete con particolar modo cura della punta del capezzolo e stripping mammario. L'altro operatore parte da un'altra bovina mettendo la larga. In questo modo si ha un ottimale rispetto della tempistica, per cui in questo momento i due operatori stanno facendo una preparazione di tipo territoriale, dove l'operatore con la tuta verde si occupa delle prime 5 bovine, l'operatore con la tuta azzurra si occupa delle restanti 5 bovine. Molto importante la pulizia della punta del capezzolo con un movimento rotatorio che porta alla pulizia molto precisa della punta del capezzolo, che è quella in cui si annidano la maggior quantità di germi. Per cui è una prassi di mungitura in questa stalla eseguita discretamente bene. Dopo la pulizia della punta si fa l'apertura del capezzolo, come vedete, con lo stripping mammario. Le tempistiche sono molto importanti perché l'attacco del gruppo per eseguire una corretta mungitura deve avvenire nell'arco di 60-90 secondi dallo stripping mammario. Vedete che i due operatori, ognuno ha il suo territorio, e procede con carta a perdere alla rimozione del liquido e della schiuma del pre-dipping. Dopodiché ognuno dei due operatori agirà con l'attacco del gruppo della propria sequenza di 5 watt. È molto importante vivere la sala di mungitura e correggere eventuali errori che gli operatori fanno durante la pratica di mungitura. In questo caso, nel tempo, l'operazione, la routine di mungitura è stata adeguatamente settata dal proprietario dell'azienda e dal veterinario aziendale. Durante l'attacco del gruppo occorre ridurre al minimo l'ingresso di aria e attaccare velocemente il gruppo alla bovina adeguatamente preparata nella sequenza 5 più 5. Vedete appunto come i due operatori lavorano
sufficientemente all'unisono all'interno di questa azienda. È molto importante il posizionamento del gruppo, che in questa sala pessime in realtà non ha necessità particolari, ed occorre valutare appunto che non ci siano soffi entrate di aria all'interno dei gruppi di mungitura. Al termine dell'attacco dei gruppi, i due operatori avranno la tranquillità e la possibilità di gestire il post-dipping, l'area a destra della stalla. Infatti qua alla vostra destra vedrete che ci sono delle bovine in attesa di subire, diciamo, le operazioni di post-dipping, che in questa azienda vengono fatte con un post-dipping di tipo iodato. Vedete, in questo caso la bovina deve essere fatto il post-dipping, ai quali procederanno nei prossimi secondi. Qualora vi siano bovine da cui deve essere separato il latte perché è sottoposto a trattamento antibiotico, il flusso del latte deve essere deviato su un secchio che voi trovate comunque sempre disponibile in fondo alla sala di mungitura. Al termine della mungitura appunto si fa il post dipping, e anche questa operazione deve essere molto accurata, in quanto il post dipping deve ricoprire l'intera superficie del capezzolo. Questa è un'azienda che ha fatto la scelta di provare la guaina ventilata, che vedete appunto in questa immagine. Chiaramente, per vedere se ci sono degli effetti positivi occorre utilizzare dei dati concreti, ovvero fare il fit score dai singoli capezzoli su tutta la mandria e ripeterlo a distanza di tempo per vedere se c'è un effettivo vantaggio. Non bisogna dimenticare, al termine della valutazione della prassi di mungitura, di valutare anche gli ambienti in cui le bovine poi tornano a vivere, proprio per avere un'idea di quella che è l'igiene, ad esempio, delle cucine. Non è il tema di questo filmato, però vedete che in questa stalla sono state rifatte le cucine, è stata pulita la corsia, per cui in teoria dovremmo avere delle buone condizioni igieniche. Per il momento è tutto. Ciao, Mauro Marmiroli, Centro Veterinario San Martino.